Ci troviamo in Via Grazia dell'Edda, davanti a casa di Michele Misseri, dove Sara Scazzi, la 14enne che il 26 di agosto del 2010 scomparve, per poi essere ritrovata in un pozzo nelle campagne di Avetrana qualche settimana dopo, su indicazione dello zio Michele Misseri. A distanza di 14 anni dalla morte di Sara Scazzi, la Walt Disney Production ha realizzato una miniserie sulla sua vicenda. Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha impugnato la messa in onda della miniserie allorquando ha saputo che nel titolo veniva inserito il nome di Avetrana. Questo per tutelare Avetrana e i suoi cittadini. Ci troviamo davanti al municipio di Avetrana tentando di contattare il sindaco, il quale ha avuto l'iniziativa di bloccare la messa in onda della fiction relativa al caso di Sara Scazzi, ma il sindaco si sta negando. Posso chiedervi cosa pensate dell'iniziativa del sindaco? Se ne deve andare, scusate. Era solo per chiedere l'iniziativa del sindaco, come la prendete voi? No, e non registra per favore. Va bene, per favore, lasciate registrare. Va bene, d'accordo. Cosa pensa dell'iniziativa del sindaco di aver bloccato la messa in onda della fiction su Sara Scazzi? A me non mi interessa, diciamo, è una cosa che, non lo so, forse Avetrana dice che farà male, questo non lo so. Quindi secondo lei ha fatto bene a bloccare la messa sì. in onda? Sì. Da una cattiva immagine di Avetrana? Esatto. Perché sempre, no, diciamo, non era successo mai niente qua. È successo quel fatto là come se, diciamo, sono tutti delinquenti ad Avetrana, non lo so. Cosa ne pensa dell'iniziativa del sindaco di aver bloccato la messa in onda della fiction su Sara Scazzi? Ma questo proprio non mi interessa proprio a niente, guarda. Fai finta che non mi hai detto niente. L'iniziativa del sindaco di aver bloccato... Se è giusto o non è giusto? Noi come avvocati non possiamo parlare. Ah, ecco. Posso chiederle una cosa? Dipende dell'iniziativa del sindaco di aver bloccato la messa in onda della fiction su Sara Scazzi. Cosa ne pensa? Guardi. A me per la Sara Scazzi è stato detto e fatto tutto. Rimuovere nuovamente questa porcheria, no? Ma non per dar ragione al sindaco, no? Però è un po' troppo, dai, per cortesia, lasciatela in pace tutti quanti, quella ragazzina, e basta, no? Perché già essere morta all'età di 15 anni, no? Con tutto quello che è stato fatto e detto, no? Che è vergognoso. Avetrana, il popolo di Avetrana non è così, è altro.